Una targa per non dimenticare sotto una pioggia battente. A Lucca in mattinata c'è stato anche un nubifragio, è stata apposta a Palazzo Pretorio, dove un anno fa persero la vita i due operai Eugenio Viviani e Antonio Pellegrini. E Alfredo Benedetti, nuovo presidente della Fondazione Versiliana. Il sindaco Giovannetti ha ufficializzato le nomine del nuovo CDA in carica per i prossimi 5 anni. Più videosorveglianza con le telecamere in HD. Saranno 21 gli occhi elettronici che vigileranno sul territorio comunale di Porcari. Strumenti all'avanguardia che consentiranno anche la visione notturna. Bagli c'è, ma non sui cartelli stradali. Il sindaco Puglia arrabbiato con la provincia che ha tolto le indicazioni su come raggiungere il paese dell'Alta Garfagnana. Appello al presidente Menesini. Giro di Toscana, grandi firme, presentata la 23esima edizione della bella corsa intitolata Michela Fanini. Patron Brunello promette scintille e spettacolo, la sudafricana Ashley Mulman cerca il Pris. Larry Brown, un mito all'ovario, al Palatagliate il 7 e l'8 settembre, la quarta edizione del torneo che vedrà in lizza il meglio del basket italiano. Sulla panchina di Torino, il leggendario coach americano. A tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati per questa edizione del TG Noi di oggi sabato 1 settembre 2018, che apriamo dunque con la posizione di questa targa al Palazzo Pretorio ad un anno esatto dalla tragedia che sconvolse, possiamo dire, la città di Lucca, ma non solo. Vi ricorderete, persero la vita mentre lavoravano all'illuminazione della luminara di Santa Croce due operai, Eugenio Viviani e Antonio Pellegrini. Ad un anno esatto dall'incidente che costò la vita di Eugenio Viviani e Antonio Pellegrini e che sconvolse l'intera città di Lucca, si è tenuta sabato una mattinata di riflessione e approfondimento sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, argomento purtroppo sempre di scottante attualità. Il momento clou era fissato per le 12.30, ma un forte e violento temporale ha indotto ad anticipare la cerimonia di qualche minuto con l'apposizione di una targa commemorativa a Palazzo Pretorio, voluta dall'amministrazione comunale per ricordare appunto i due operai morti in via Veneto nell'allestimento della luminara di Santa Croce. Fradicio ancora della pioggia caduta, il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini vuol comunque fare alcune sottolineature sull'iniziativa intrapresa. La giornata non ci ha assistito, il tempo è stato abbastanza inclemente, ma dovevamo ricordare Eugenio Viviani e Antonio Pellegrini per quello che è accaduto l'anno scorso. Il primo settembre dell'anno scorso è stato un primo settembre tragico, oltretutto in occasione della preparazione della luminaria di Santa Croce, una festa che identifica la nostra città. Scoprire questa targa che ricordi per sempre il loro sacrificio qui, in occasione dei preparativi per la luminara, era per noi necessario per essere vicini alle famiglie che abbiamo incontrato anche oggi, per essere con loro e per testimoniare come la nostra città nei momenti più complicati e più difficili sappia essere unita nel rispetto delle grandi avvenimenti che le accadono. Beh, l'abbiamo visto anche dalle immagini girate dal collega Giampiero Pucci, pioggia battente e addirittura si può parlare di un vero e proprio nubifragio, un pauroso acquazzone. Dovremmo vedere anche delle immagini, tra l'altro, che si è abbattuto intorno proprio alle 12.30 sulla città di Lucca. 20 minuti in cui la pioggia è stata a dir poco battente, i viali della circonvallazione, come vediamo, si sono subito allagati, incredibile poi lo spettacolo degli spalti delle mura che sono andati immediatamente sott'acqua. Questo è un video, tra l'altro, che ci ha fornito il nostro gentile telespettatore. In base a tutto ciò è stato prorogato e prolungato il codice di allerta meteo, di codice giallo su tutta la Toscana, dunque anche sulla provincia di Lucca, per rovesci e temporali e conseguente rischio idrogeologico idraulico fino alla mezzanotte di domani sera, domenica 2 settembre. È stato emesso questo avviso dalla sala operativa della Regione Toscana. Permane infatti in questo turbolento fine settimana una circolazione depressionaria che interessa la nostra penisola e anche la nostra regione, confermando le condizioni di marcata instabilità. Tra l'altro segnaliamo e aggiungiamo per la cronaca, ci sono stati anche diversi allagamenti in scantinati in diverse zone della città. Andiamo in Versilia, a Pietrasanta, dove è stato nominato la nuova squadra della Fondazione Versiliana che reggerà le sorti della Fondazione per i prossimi 5 anni. A
Alfredo Benedetti è il nuovo presidente della Fondazione Versiliana. La nuova squadra, nominata dal sindaco Alberto Giovannetti e presentata insieme all'assessore e senatore Massimo Mallegni, sostituisce la gestione dimissionaria guidata fino a giugno da Paolo Di Lorenzo. Classe 1946, Cavaliere della Repubblica, già assessore ai lavori pubblici della prima giunta Mallegni, Benedetti avrà al suo fianco nel consiglio di gestione le new entry Riccardo Porciani, notissimo commerciante locale, il professor Ubaldo Bonuccelli e Chiara Giannelli, imprenditrice turistica. Confermato il consigliere uscente Francesco Pellati e il procuratore capo di Massa Aldo Giubilaro in qualità di presidente onorario. Primo nodo da sciogliere per Benedetti, la conferma o meno del direttore artistico Massimiliano Simoni in scadenza di contratto. Visto i risultati è chiaro che chiederò di restare, però ho sottolineato questa mattina che alla presentazione del sottoscritto il signor Simoni era assente. Io spero che non gli sia successo niente, perché comunque io domani o dopodomani ci vedremo e si chiarisce, ma non c'è nulla da chiarire, perché è lui che aveva manifestato di cercare nuove esperienze anche ad altri livelli. Se resta con noi è il benvenuto. Oggi si riparte da una situazione direi più favorevole e quindi per questo ringrazio il Consiglio di amministrazione uscente, quindi sono contento. E quindi noi abbiamo, stamattina io ho nominato il Presidente e i membri del Consiglio di gestione, sono sicuro che queste persone sono persone diciamo locali, a parte qualcuno, ma poi alla fine sono convinto che si riuscirà a fare un ottimo lavoro. Il sindaco Giovannetti, che in passato da capogruppo di maggioranza aveva chiesto alla Fondazione autonomia economica dal Comune, ha annunciato oggi che l'amministrazione, visto il risanamento dei conti della Versiliana, tornerà a erogare risorse. Il Comune sicuramente farà la sua parte, ma sono sicuro che anche il Presidente, appena confermato, riuscirà a trovare le risorse per sviluppare quelle potenzialità che ha. La cronaca per segnalare un incidente stradale piuttosto grave avvenuto questa mattina, sempre in quel periodo famigerato delle 12.30 a Monte San Quirico, uno scontro frontale tra due auto, un uomo è rimasto ferito in modo abbastanza serio, ha riportato un trauma cranico contusivo e un trauma toracico, è stato trasportato all'ospedale San Luca in codice rosso. Sicurezza, potenziato il servizio di videosorveglianza a Porcari. Si potenzia ulteriormente il circuito di videosorveglianza a Porcari. Adesso sono 21 gli occhi elettronici che vigilano su tutto il comune, grazie all'arrivo di ulteriori 5 telecamere di ultima generazione. La novità è stata presentata sabato mattina al comando della Polizia Municipale, alla presenza del sindaco Leonardo Fornaciari, del consigliere delegato all'innovazione Davide Del Prete e del comandante della PM Leonardo Bandettini. Siamo giunti al primo obiettivo della nostra amministrazione, il sindaco al nostro insediamento mi ha incaricato di occuparmi della digitalizzazione e dell'innovazione ed ecco il nostro primo risultato, telecamere con un sistema di videosorveglianza dinamico, flessibile e accessibile anche fuori sede. Infatti i nostri vigili potranno vedere le immagini attraverso smartphone e tablet e questo è un grande passo avanti. Le telecamere saranno integrabili, potranno esserci altre 22 telecamere, anche un numero maggiore e questo per garantire la sicurezza di tutti i cittadini di Porcari. Si tratta di strumenti all'avanguardia in HD, tanto da consentire la visione notturna e in alcuni casi il riconoscimento delle targhe. All'interno del comando di Polizia Municipale è stata installata una nuova sala di controllo, da cui è possibile visualizzare le immagini delle telecamere su uno schermo in alta definizione. Ma gli agenti potranno utilizzare lo smartphone di servizio per visualizzare le immagini riprese in diretta dalle telecamere anche fuori sede, utilizzando una connessione mobile. L'intervento è stato possibile grazie ad un contributo della Regione integrato da risorse dell'ente. Il sistema registra e tiene in memoria le immagini e in caso di notizia di reato è possibile intervenire in modo tempestivo. Quando si parla di sicurezza si parla sempre di un tema molto sentito dei cittadini. Questo non è un punto di partenza ma è un punto d'arrivo. Vogliamo rendicontare e far vedere ai cittadini il primo passo dell'installazione di un'infrastruttura tecnologica integrabile e allargabile che va nella direzione di aumentare il grado di sicurezza. Quindi più tecnologia con queste nuove telecamere HD e coinvolgimento dei cittadini, quindi martedì prossimo la prima riunione sul controllo di vicinato dedicata alla 167, quindi questo connubio tra cittadini, forze dell'ordine e tecnologia, tutti assieme potremo fare un buon lavoro.
Un settembre all'insegna di grandi eventi e novità di caratura internazionale, sarà davvero un mese contrassegnato da appuntamenti eccezionali, quello che si profila per il Puccini e la sua Lucca Festival. Il 9 settembre ecco l'atteso ritorno del Mozart Gala, mentre il 14 settembre sarà la volta del Gran Gala Lirico per la Santa Croce, Puccini e gli altri. Entrambe le serate verranno ospitate nella chiesa di San Giovanni a partire dalle 21:15 e saranno ad ingresso gratuito. Andiamo in Alta Garfagnana, Vagli, dice un noto spot che va in onda anche sulla nostra emittente, Vagli c'è, ma in questo caso forse Vagli non c'è, vediamo perché. Il sindaco di Vagli Sotto, Mario Puglia, questa volta è davvero arrabbiato, tanto per usare un eufemismo, e amareggiato per come l'ente provincia ha tolto i cartelli di segnaletica stradale che indicavano Vagli Sotto. Se lei vede, anche questo è stato tolto, Vagli Sotto è stato tolto, anche in questo caso... Io le faccio vedere, vede, qui ci sono tutti i comuni, è giusto che ci siano, tutti, è giusto che ci siano anche gli altri comuni, ma Vagli Sotto ce l'hanno fatto togliere, eppure è conforme come sono tutti gli altri cartelli. Noi abbiamo anche formulato una domanda dopo che c'erano stati fatti togliere i cartelli stradali, ma anche a questa domanda di nulla osta ci è stato risposto di no. Da alcuni anni Vagli è il luogo più visitato di tutta la Valle del Serchio, questo grazie a varie iniziative e alla bellezza del posto. Il piccolo borgo dell'Alta Garfagnana è diventato un vero traino turistico per tutta la Valle del Serchio. Questa scelta, secondo il primo cittadino, questo provvedimento ha lo scopo di colpire Vagli anche per altri motivi. Io mi sento molto vessato, ma non per il comune di Vagli Sotto, ma per l'intero turismo della provincia di Lucca. La provincia, dopo che è stata dichiarata dal Consiglio di Stato a pagare 900.000 euro al comune di Vagli Sotto, che cosa ha fatto? Ci ha ordinato di togliere tutti i cartelli che indicano Vagli Sotto, anche dove quei cartelli erano stati sostituiti con altri. Ma ecco l'appello del sindaco Puglia al presidente della provincia, Luca Menesini. Voglio fare un appello al presidente della provincia di Lucca e naturalmente ai suoi componenti che dirigono la provincia di Lucca, affinché siano ripristinati i cartelli che indicavano Vagli. Tanti di quei cartelli erano pregressi, tanti li avevamo messi come ce l'hanno tutti i comuni della Garfagnana. Ben vengano le indicazioni, nel mio comune come lei vede ci sono i cartelli che indicano Aulla, che indicano Minucciano, che indicano Gorfigliano, la chiesa vecchia di Minucciano, cioè dire, più cartellonistica c'è e più si dà indicazioni ai turisti di visitare la bella Garfagnana e la bella Valle. Mercoledì prossimo 5 settembre a partire dalle 22 Stefano Nottoli e il suo nuovo disco Non voglio essere normale saranno protagonisti alla Festa del Vino di Monte Carlo. Il live di Nottoli inizierà alle ore 22 e sarà l'occasione per sentire dal vivo le canzoni dell'ultimo album del cantautore lucchese. Dai tempi antichi, così potremmo anche definirli, alla fiera del formaggio attuale dei nostri giorni a Castelnuovo Garfagnana. Finito l'alpeggio estivo sulle cime dell'Alta Garfagnana, i pastori rientravano alle loro case riportando con sé il bestiame e tanto formaggio realizzato proprio in altura. Durante il viaggio, il passaggio a Castelnuovo era l'occasione di smerciare un po' di questo formaggio, incassando qualche soldo, ma molto spesso veniva adoperato anche come merce di scambio. Da quei tempi ogni anno, il 1 settembre, Castelnuovo Garfagnana ricorda quella pratica con una festa che prende il nome di Fiera del Formaggio. Nel passato erano tanti i pastori che ne approfittavano anche per vendere il frutto di tanta fatica. Oggi sono in pochi, ma sempre con grande partecipazione. Io sono dal Lucchio, ho 300 capri, si fa il formaggio, la ricotta della nostra azienda. Io vengo da Vitiana e ho le pecore, le capre e le vacche. Allora, io vengo da Valgiano, ho 200 capri, 50 pecore e 3 mucche. Noi siamo in Cosina, a Piazza al Serchio, e abbiamo una stalla con una cinquantina di animali pezzate rosse e poi abbiamo il caseificio, lavoriamo il nostro latte. E poi anche un veterano di questa festa, come Luciano Gonnella. È più di 40 anni e ne abbiamo su 300 tra pecore e capre. La festa è animata anche dalla gara del formaggio, alla quale ogni anno partecipano in tantissimi, portando la forma più bella e più buona per essere esaminata e giudicata da una giuria di esperti ONAF, premiando Roberto Martinelli del comune di Coreglia come il miglior pecorino, miglior caprino a Giordano Bonaccorsi di Varga, miglior vaccino formaggio di vacca a Ivon Pellegrini di Camporgiano, mentre è stato premiato il miglior misto quello di Agnese Lemmi da Castelnuovo Garfagnana. La giuria ha poi voluto dare un riconoscimento fuori concorso al caprino di Matteo Bonini di Ponte Corso.
Ed ora consueto appuntamento settimanale con la rubrica Parla il Vescovo. Siamo, come vedete, in via Conciliazione a San Pietro a Roma, dove ci siamo ritrovati oltre 300 cresimati della nostra diocesi, del nostro pellegrinaggio annuale. E allora è stato bello, a mio avviso, che i nostri ragazzi Luca, usciti dalla loro comunità, insieme ai loro catechisti, sacerdoti, educatori, che ringrazio davvero di cuore, si siano trovati. Ecco, poi, cosa è successo? Ascoltiamo innanzitutto Luca. Allora, innanzitutto sul pullman ho fatto nuove conoscenze, poi appena siamo arrivati siamo andati in chiesa. La Basilica di San Pietro. Nella Basilica di San Pietro. E abbiamo fatto una preghiera col vescovo Italo. È bello così, no? Sì. Le tue emozioni del cuore, cosa è passato in questi giorni? Poi oggi ho visto il Papa e la frase che più mi ha colpito è che non bisogna mai lasciare nessuno solo. Bravo! E tu invece, che è successo? Tu sei stata una delle più fortunate, eh? Oggi ho avuto la fortuna di incontrare, di stare vicino al Papa durante l'udienza e sono stata scelta con altri 5 ragazzi. E appena arrivato il Papa mi è sembrato molto stanco, però appena si è avvicinato a noi l'ho visto molto contento di vederci. Mi ha stretto la mano ed è stata la gioia più grande che ho avuto anche in questi 2 giorni, ma anche in tutta la mia vita. Bene, allora io credo che questi ragazzi ci hanno detto insieme agli altri quello che gli è passato nel cuore in questo bel momento di pellegrinaggio a Roma con i cresimati. Anch'io raccolgo quello che ho detto, colpita anche a me il Papa che ha detto non lasciamo mai nessuno solo. È un impegno che ci prendiamo con i nostri cresimati. Bene, con questo è tutto per quanto riguarda la prima parte del TG Noi. Una breve pausa e poi torniamo con le notizie sportive.